Bentornati su Marco Tech Experience. La scheda video ha dato forfè di nuovo. L'ho sostituita con la 5080 della MSI, che modificheremo a metterla sott'acqua. Ho fatto il test e varie cose con ChatGPT anche, e siamo giunti alla conclusione che l'alimentatore difettoso causava la morte delle schede video, perché 4 schede video in 4 anni è un po' tanto. E allora mi sono ordinato questa, che è il Li&Li Edge Gold Plus 1200 watt. Ho usato questo della Bify, perché questo ha anche un hub USB per le porte interne della scheda madre. In più ha anche 6 ventilatori, puoi collegare qua. Questo si può collegare direttamente con i cavi di qui, oppure lo colleghi alla scheda qua, all'alimentatore, con questa presa, e lo puoi mettere dunque nel case. Questo è montabile, filtro, polvere. Ci sono tutti i cavi, questi sono per USB, questo è per la scheda video. Allora, vi voglio raccontare la scheda video 4080 che avevo dentro della Innovid, che era già raffreddata a liquido. Ha dato forfè perché ha iniziato il cavallo. Il PC semplicemente si bloccava e andava in BSOD. Faceva Black Screen of Death. Sì, lo schermo si chiudeva nero, diceva Your system run into a problem e dava diversi errori. Sospetto anche che il disco NVMe dava problemi, perché diceva anche che non è possibile trovare l'NVMe in tutto. Io pensavo, perché, come? Ho studiato con anche ChatGPT, che mi diceva di testare qua e là. Ho anche cambiato il disco. Ho preso un disco 9100 della Samsung, ma i BSD erano diventati molto di più, e quindi ho tagliato il tastatore, ho preso la scheda video nuova, installata, e BSD sono andati tutti via. E allora, con ChatGPT insieme, ho la conclusione che il problema è dato dall'alimentatore. Quindi adesso voglio testare questo qua. Ho testato, però non si può fare perché non c'è carico, quindi così la ventola rimane ferma. Allora, per dopo lo installerò e vediamo come si comporta quando c'è carico su. Smontiamo il dissipatore di calore della scheda video. Un sacco di viti, il dissipatore è tenuto molto ampio. Staccare la ventola dalla scheda video. Stacchiamo senza rompere il sigillo di garanzia. Più viti da svitare. Questa video è piccolissima, è così grande il dissipatore. Puliamo il processore della scheda video per avere solo 2 settimane. È già parecchio secca la pasta termica che hanno usato. Che piccola scheda video, quando alla fine è piccolissima. Apriamo il nuovo waterblock. Sempre più viti da svitare. Vediamo se combacia. Perfettamente. Mettiamo un po' di donut.
pasta termica della Thermal Grizzly Duronaut. Facilmente spalmabile, buona resa termica. Un sandwich perfettamente allineato. Aggiustiamo i thermal pads sulla backplate. So, e questa è la seconda scheda video che modifico. Dimenticato di togliere i distanziatori. Ora si lascia avvitare perfettamente. Ho dimenticato questi pezzetti qua. Distanziatori. Adesso mi sono fatto bene. Smontiamo il vecchio trasformatore della Be Quiet, comprato nel 2022. Adattiamo il nuovo trasformatore della Lian Li. Rinnoviamo un po' il cable management con i nuovi cavi della Lian Li e anche i dischi SATA. Riposizioniamo i cavi dell'RGB ed anche i cavi dell'USB, perché l'alimentatore della Lian Li consente di riposizionare le USB interne, usando un hub USB molto pratico. Rimontiamo il coperchio posteriore. Si accende tutto. Finalmente siamo in direttore d'arrivo. L'area latina. Allora, una scheda video con il custom loop occupa molto meno spazio rispetto alla normale scheda video che va fin qua. Facciamo il test finale. Tutto si accende. Allora, avete visto come ho messo la scheda video di nuovo su acqua, le temperature della GPU adesso sono state qui. Tutta questa storia è nata da quel Black Screen of Death di Windows, che all'improvviso si chiudeva lo schermo e andava in Black Screen. La soluzione è stata cambiare scheda video. Siccome in 4 anni mi ha fatto fuori 4 schede video, c'è stata la 3090. Un'altra 3090, una 4090 e una 4080 dell'anno scorso. Adesso c'è dentro una 5080. L'alimentatore è stato a causa della rottura della scheda video. Ho cambiato anche l'alimentatore, che adesso non è più un Be Quiet ma è un Lian Li, che è silenziosissimo e non si sente praticamente, anche sotto carico non si sente minimamente. Vi mostro qua un video dell'attuale configurazione che ho. Tutte le luci sono messe a posto, tutta la corrente sembra anche funzionare bene, perché anche il water block della CPU faceva problemi e quello anche l'ho sistemato. Adesso la luce del water block della CPU funziona bene. Per la RAM ho cambiato, che avevo RAM senza RGB, e invece adesso ho messo dentro la RAM Corsa e Vengeance, dentro SATA 4 GB, che occupa 2 slot, e 2 slot li ho fatti occupare al Light Enhancement Kit, cioè praticamente solo luce, niente RAM. Vi ricordo di mettere un like a questo video se vi è piaciuto, di mettere commenti se avete domande o se avete commenti da fare. Ci vediamo alla prossima con nuove avventure. Vediamo. Ciao ciao, alla prossima.